Da anatra top model internazionale, Claudia Schiffer racconta la sua storia. Claudia Schiffer è una delle modelle più famose al mondo e, anche se sono passati 30 anni dal suo esordio in passerella, continua a essere desideratissima in ogni parte del mondo. Solo venerdì scorso, ad esempio, ha sfilato per Versace durante la Milano Fashion Week al fianco di Naomi Campbell, Cindy Crawford e le altre top diventate vere e proprie leggende negli anni 90 e ha dimostrato di avere ancora fascino da vendere. La Schiffer è diventata nota da giovanissima, veniva definita la sosia di Brigitte Bardot ma, nonostante ciò, non è stato semplice per lei accettare i suoi piccoli difetti. Oggi ha 47 anni, è ancora bellissima e per celebrare i 30 anni di carriera ha lanciato un libro che porta il suo nome in cui racconta ogni dettaglio della sua storia e del suo successo. Da piccola veniva chiamata Anatra. Anche se Claudia Schiffer è una delle modelle che hanno cambiato la storia della moda negli anni 90, da piccola è stata spesso presa in giro per le sue piccole imperfezioni. Aveva le gambe a X, il sedere sporgente e l'andatura ondeggiante, tanto in molti la chiamavano Anatra. La cosa non la lasciava indifferente, visto che l'ha fatta chiudere in se stessa, spingendola a sognare di fuggire dal suo paese e diventare modella, così da dimostrare che tutti si sbagliavano. Il suo desiderio si è realizzato nel 1987, quando è stata notata in una discoteca di Duke con Dieres e Seldorf da un talent scout che l'ha fatta debuttare nel fashion sistema. Il resto è storia, da quel momento in poi, Claudia ha lavorato con grande dedizione, dando prova di avere un enorme talento. Claudia Schiffer e la vita da modella. La Schiffer ha avuto una vita fuori dal comune nel momento in cui ha cominciato ad avere successo, viaggiava in continuazione, cambiava location ogni giorno ma, in compenso, è stata capace di costruirsi una carriera. A dispetto di molte altre colleghe, lei ha dato prova di essere meno trasgressiva e capricciosa, è sempre stata puntuale, organizzata, responsabile, non amava le feste e i party con le rockstar, preferiva visitare le gallerie d'arte parigine. L'unico momento in cui ha deciso di rallentare con il lavoro? Quello in cui ha incontrato l'attuale marito Matteo Vaughn. Tra i due è stato subito colpo di fulmine, si sono sposati esattamente 15 anni fa e ancora oggi sono innamoratissimi. La vita della top model oggi. Nonostante il successo planetario, Claudia Schiffer è rimasta una donna semplice, mette al primo posto la sua famiglia, anche se non ha smesso di posare e di lavorare nella moda. È diventata inoltre anche imprenditrice, produttrice esecutiva di Kingsman e direttore creativo di una linea di make-up, una per capelli, una di calze e una di maglieria. Le cose che la rendono più felice? Accompagnare i bambini a scuola, concedersi una passeggiata con i cani e leggere prima di andare a dormire. Insomma, la Schiffer non si sente affatto una diva. Ha dimostrato che una donna può rimanere semplicissima e normale anche dopo che il suo nome ha fatto il giro del mondo.